Vero, allora è arrivato il primo gol in campionato. Intanto ti chiedo la soddisfazione e poi insomma anche un gol importante perché segnare dopo pochi minuti, 3 minuti, sicuramente dà proprio tutto un altro indirizzo alla partita. Sì, la soddisfazione personale è tanto, anche perché è da un po' che lo volevo. E quindi, a parte il gol, sono molto soddisfatta. Una partita insomma, che si è messa subito nei binari giusti perché con il tuo gol siamo andati in vantaggio, sono passati 10 minuti, ne abbiamo segnato un altro, dopo mezz'ora insomma eravamo 3-0, quindi una gara che per noi si era messa subito bene. Nel secondo forse un po' meno bene oppure comunque la squadra è stata in controllo e abbiamo pensato a gestire. Allora, vabbè, sicuramente nel secondo tempo potevamo fare molto meglio, soprattutto anche a livello di gioco, e stiamo crescendo tanto anche da questo, sotto questo aspetto, ce la mettiamo sempre tutta. E, certo, nel primo tempo segni 3 gol, quindi capisci che entri anche nel secondo tempo con una testa abbastanza differente, però l'importante era fare i 3 punti, e questo è quello che contava, e l'abbiamo portato a casa. 3 punti che ci tengono in testa alla classifica, però come diciamo sempre, testa bassa a lavorare, piedi per terra, perché prima c'è un obiettivo più importante da conquistare che è quello della permanenza in questa Serie B, molto competitiva, molto difficile, poi si vedrà insomma. Ma noi, il nostro obiettivo appunto è la salvezza, credo che il resto arrivi da sé. Dobbiamo soltanto lavorare, lavorare, lavorare. Da capitano ti chiedo un commento sul gruppo, perché tutte, insomma, quelle che sono passate davanti a questa telecamera dicono che è un gruppo fantastico, si sta benissimo. E, insomma, da capitano ti chiedo un commento sul gruppo. Allora, la nostra forza sicuramente è il gruppo, è la parte più bella. Anche e soprattutto nei momenti di difficoltà ci sosteniamo una con l'altra, e questo fa la differenza, non ce n'è.